Io sono Gerry Grassi, sono uno psicologo e oggi voglio parlarti di come mai succede che talvolta le persone si approcciano alla terapia di coppia con delle aspettative troppo alte, nel senso che arrivano in terapia pensando che la terapia possa appianare qualsiasi tipo di problematica tra due persone. Io credo che non sia proprio così, nel senso che molto spesso quando le persone arrivano in terapia sono già a un livello di disfunzionalità all'interno del rapporto abbastanza elevato e quindi questo fa sì che la terapia possa diventare, nella migliore delle ipotesi, un acceleratore di processo, come dico sempre, ossia se due persone sono fatte per stare insieme, sicuramente grazie alla terapia riusciranno a stare insieme meglio perché faranno degli esercizi, faranno degli apprendimenti, svilupperanno delle nuove consapevolezze che permetteranno di stare meglio insieme. Ma se due persone non sono fatte, diciamo così, per stare insieme e le loro disfunzionalità sono talmente grandi da non permettere di trovare quella famosa zona di intersezione all'interno della quale è possibile costruire qualche cambiamento e qualche miglioramento, beh, la terapia di coppia potrebbe essere anche un acceleratore nel senso, tra virgolette, negativo del termine, ossia potrebbe portare a far sì che le due persone si separino in un tempo più breve rispetto a quello che succederebbe normalmente, perché sappiamo benissimo tutti che durante una crisi, le persone tendono in qualche maniera a procrastinare il momento della chiusura del rapporto e quindi la terapia di coppia può avere questa doppia funzione, quindi di accelerare il processo sia in senso del miglioramento e della funzionalità, ma anche nel senso della fine del rapporto. Ecco, anche in questo caso, a mio avviso, la terapia di coppia è comunque una terapia fatta bene. Perché? Perché comunque ha portato due persone a sviluppare una consapevolezza maggiore e a capire che magari quella relazione non ha più senso di esistere in questo momento. Mi è capitato a volte di incontrare dei pazienti in giro dopo anni che avevano fatto la terapia di coppia e farmi raccontare che in qualche modo adesso la loro vita è migliorata proprio grazie al fatto che quella relazione precedente è finita e non grazie al fatto che la relazione precedente disfunzionale è stata portata avanti forzatamente, giusto per tenere insieme le cose. Ecco, questo è un aspetto abbastanza importante sul quale è importante riflettere, perché troppo spesso l'immaginario collettivo porta a pensare che la terapia di coppia debba essere per forza necessariamente quella procedura che fa stare insieme due persone. Ma se due persone sono in una fase di vita, in un momento o hanno delle caratteristiche psicologiche e comportamentali che non permettono un'integrazione, allora la migliore soluzione diventa la separazione, che comunque è un cambiamento, è comunque un risultato che capisco possa sembrare negativo, ma in certi casi è la soluzione migliore per entrambi. Io sono uno psicologo, continua a seguirmi, ti ricordo che ho creato un video corso gratuito che si chiama Comunicazione efficace di coppia, proprio per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie relazioni, per tutti coloro che vogliono comprendere meglio l'altro, per tutte le donne che vogliono capire meglio gli uomini, per tutti gli uomini che vogliono capire meglio le donne. Quindi non devi fare altro che iscriverti al corso e fare quegli esercizi che suggerisco e che sono quelli che poi hanno portato anche in terapia decine e decine di coppie a migliorare la propria relazione, a capirsi meglio, a conoscersi meglio e quindi a rendere i rapporti maggiormente funzionali. Quindi io ti aspetto, ci vediamo dentro oppure ci vediamo sicuramente nel prossimo video.